Il mio nome è Louis Michel. Sono come l'ago di una bussola che, sconvolto da una tempesta, cerca il nord. Il mio nord è la rivoluzione. All'incendio di Parigi. Sì, vi ho preso parte. Volevo opporre una barriera di fuoco agli invasori di Versailles. Mi definite complice della Comune? Sì, io lo sono, poiché la Comune voleva prima di tutto la rivoluzione sociale ed è questo quello che voglio. Se voi mi lasciate vivere, io non cesserò di gridare vendetta. La banda Corbari e prende in pieno il volto dell'ufficiale fascista. Si scatena l'inferno. I militari aprono il fuoco con mitragliatrici e mortai. La casa è sventrata dalle granate. Porte e finestre si sbriciolano, ma i partigiani non mollano. Rispondono colpo sul colpo. Aspetta, la miccia è accesa, dovrebbe esplodere. Sono attimi interminabili, ma l'esplosivo non innesca. Ma che culo che c'hanno questi cracchi? Ma non mi c'è mica... Un'esplosione spaventosa sembra frantumare l'intera montagna, come se fosse un vulcano in eruzione. La nuvola di fumo e polvere investe l'intera zona. Sono tutti al suolo, coperti di terra e cenere. Dopo qualche minuto di tombale silenzio, cominciano i primi bisbigli. Sciocci che botta!